Amici belli del canale, buongiorno dal vostro Lino Juventus. Io voglio capire una cosa, no? Perché la Juventus dovrebbe nel mese di novembre dire alla stampa o dire ai diretti interessati che Massimiliano Allegri l'anno prossimo non sarà più l'allenatore della Juventus in un momento in cui la Juventus ha ritrovato compattezza e mentalità? Perché in questo momento, cioè, dovrebbe essere così scontato che Massimiliano Allegri vada via a fine anno? Allora, io quello che credo io è che sarà lui ad andare via accordandosi con un altro club. In Premier potrebbe esserci un'occasione al Manchester United. Ma questo, ragazzi, sono pensieri, sono idee. Ma quando ieri parla Elkan e dice con Allegri stiamo lavorando per il futuro, speriamo che il mister possa portare nuovi trofei. Tanti sul web sono cazzate, parole di facciata. Quindi, quando scrivono che Allegri andrà via e arriva Conte perché lo dice tale radio, è tutta verità. Parla Elkan, conferma l'allenatore. Allegri in conferenza stampa dice un contratto fino al 2025, sto bene alla Juve. Quindi fa capire che potrebbe rimanere. Sono cazzate, sono stronzate. Quindi voi ne sapete più di Elkan, ne sapete più della stampa. Guarda, sapete perché voglio che Massimiliano Allegri deve rinnovare il contratto? No, perché Allegriamo non Allegra. Proprio perché a sentire voi, solo perché non sopportate Allegri a fare questi complotti, a dire queste cose, cioè che vi sentite alla bocca della verità solo perché a voi non piace Allegri, mi auguro che Massimiliano Allegri rinnovi il contratto fino al 2030, perché voi nascondete la verità. Voi, se c'è un coglione su Facebook che lancia una pagina dove dice Allegri se andrà via, quella è la verità. Poi Elkan conferma Allegri, Giuntoli conferma Allegri, Allegri si conferma, sono cazzate e parole di facciata. Quindi, secondo me andrà a finire che sarà Allegri ad andare via perché troverà un club con cui andare a lavorare. Ma se Allegri non trova nessun club, tenere parcheggiato Allegri un anno, gli devi pagare lo stipendio un anno. Quindi tu, oltre a pagare l'allenatore nuovo, devi tenere fermo Allegri un anno. Quindi, se Allegri fa bene fare un buon campionato in classifica, si piazzerà in posti importanti. Mi dite su che base la società lo deve mandare via? Perché tu, ignorante analfabeta di merda che lancia le cazzate su Facebook, non puoi vedere Allegri e la gente deve acconsentire a te. Ma la gente di te che esisti su Facebook, la Juventus, manco se ne frega. Quindi, o diciamo la verità, oppure, se vogliamo parlare perché odiamo Allegri, parliamo, diciamo le cazzate e va bene così. Quindi, come chi scrive su Facebook con le presunte pagine là, io leggo certi nomi di certi siti che escono tutti i giorni, secondo pseudojuve.it, Allegri avrebbe detto che se ne va. Allegri si è confermato, Giuntoli si è confermato, Elkan al momento lo sta confermando. Poi se andrà via questo non si sa, ma a novembre parlare già del prossimo allenatore è da malati mentali. Detto questo, ci vediamo nel prossimo partito di stasera e fino alla fine.